Questa mostra ci ha fatto riconoscere il calcio che amiamo, che è il calcio che amano gli italiani di tutte le generazioni, dagli anziani ai bambini, e per fortuna che si sono viste quelle immagini dei due bambini che erano allo stadio l'altra sera, perché hanno salvato l'immagine del calcio italiano. E poi la nazionale in particolare, possiamo dire che è parte integrante del sistema paese, della identità nostra italiana e anche della vita concreta e dell'immaginario collettivo degli italiani. Questo è, ripeto, il mondo del calcio che amiamo, è il solo mondo del calcio, perché non ci sono due mondi del calcio, perché quell'altro, quello che abbiamo visto l'altra sera fuori e dentro lo stadio olimpico, ha a che vedere con altro, più che col calcio ha a che vedere con il peggio degli odi tra squadre che competono, della violenza e perfino della criminalità, e bisogna che lo si tratti come cosa diversa dal mondo del calcio. Purtroppo in Italia ci sono anche altri focolai di violenza, di illegalità, di estremismo, e quindi va messo in quel contesto anche una serie di figure e di comportamenti. Bisogna dire che sì, purtroppo questo ha investito il mondo del calcio, ma è piuttosto il segno di una crisi morale, di una crisi di valori, di una crisi di comportamenti, che purtroppo rappresenta un pezzo della realtà nazionale. Poi non parliamo del fatto che vediamo perfino qualcheduno che ha il coraggio di invocare la libertà per chi è stato condannato per la uccisione di Raciti. Io naturalmente voglio dire alla signora Raciti che le sono vicino come tutte le autorità e come tutti gli italiani onesti e come tutte le persone che amano il calcio. Ho sentito molti propositi e soprattutto delle forti affermazioni da parte del Presidente del Consiglio. Ho sentito che è stato detto dal Ministro dell'Interno che non bisogna trattare con i facinorosi, ma questo è vero, deve essere vero anche per le società calcistiche e i loro presidenti. Rompere dei legami con questi aggregati che vengono chiamati tifoserie e che perfino esprimono dei loro presunti capi che si collocano nel mondo della criminalità e dell'illegalità. Quindi occorrerà molta severità, occorreranno molti interventi adeguati su vari piani e soprattutto, ripeto, bisogna tornare a immaginarci il mondo del calcio quale è e deve essere veramente, cioè sport, gioco, competizione e anche grande spettacolo e rito collettivo. L'augurio mio è che in questo senso si compiano tutti i passi necessari. Sono convinto che ci sarà una grande adesione di opinione pubblica ad una svolta in tanti comportamenti. Grazie. L'avrebbe consegnata la toppa a lei, Presidente, se ci fosse stato? L'avrebbe consegnata? Ma io non sono andato per vari motivi, e anche perché insomma ho finito per andare in varie circostanze che sono tutte finite bene, a cominciare dai mondiali di calcio a Berlino, a finire alla Coppa Italia che ho consegnato un paio d'anni fa. Io credo che ho letto una battuta nell'intervista del Presidente del Consiglio Renzi, quando si è posto la domanda me ne dovevo andare, e ha risposto: beh, ma noi a quelli lì il calcio non glielo consegniamo. Ed è stata una bella battuta di risposta che vale anche per me se ci fossi stato. Grazie. La maglietta. Mi auguro di non aspettare che io la indossi, perché aspettereste invano. Arrivederci, grazie.